premio dedicato al ricordo di un grande artista italiano, Vincenzo Crocitti, scomparso qualche anno fa dopo una lunga malattia, è destinato a giovani emergenti del mondo dello spettacolo e ad artisti già affermati nella loro carriera lavorativa. Ad essere insigniti del premio Vincenzo Crocitti, Annalisa Favetti, Emiliano De Martino e Fernando Cormick. Un premio all'amore per questo mestiere, che era anche quello di Vincenzo Crocitti, che io ho conosciuto e che mi diceva sempre chiamami, chiamami. In questo momento mi ha chiamato lui a questo premio, sono felicissima. È un premio che viene dato per una motivazione che va oltre il fatto artistico, ma per il percorso che ognuno di noi, che io in prima persona ho fatto per arrivare a fare il lavoro che amo. E Vincenzo era un esempio per chi come me si è sudato le cose, insomma. Io sono molto emozionato, veramente, non me lo aspettavo, il primo premio che ricevo qui in Italia, e infatti mi fa onore e spero che faccia onore anche a Vincenzo. Il premio è stato anche fortemente condiviso dall'attore Pino Ammendola, collega e grande amico di Vincenzo. Un bravissimo attore italiano, al di là del Borghese Piccolo Piccolo, che è veramente il suo capolavoro, era anche uno straordinario attore teatrale, capace di essere molto naturale, ma anche rigoroso e con una straordinaria tessitura tecnica. E poi era un attore comico che portava nel volto una maschera tragica e quindi in questo era straordinariamente italiano e credo che sia stato amato da tutti. Qualcuno non conosceva il suo nome, ma il suo volto lo conoscevano assolutamente tutti, era un attore veramente popolare. Presidente onorario del comitato organizzatore dell'evento, Francesca Crocitti, sorella di Vincenzo. Era un grande cuore, un uomo generoso che ha amato il suo lavoro con tanta, tanta passione e si divertiva, che non aveva rimpianti. Negli ultimi giorni dice: non ho rimpianti, ho avuto tanto dalla vita, ho avuto un lavoro che mi ha gratificato in tutto e per tutto, tanti amici, tante persone, ha amato molto e ha ricevuto anche tanto amore. A premiare i vincitori, tra gli altri, Max Tortora e Milena Vukotic. Io ho lavorato con lui in una commedia bellissima di Pino Ammendola che si chiamava Uomini stregati dalla luna e Vincenzo ogni sera mi dava quella sicurezza, quella gioia di stare sul palcoscenico. Io dicevo: guarda con chi sto a lavare, con Vincenzo Crocitti. Mi fa particolarmente piacere di aver potuto premiare e ho partecipato a questa cosa un pochino come se fosse anche mia. E saluto Vincenzo.